MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Cicli Olimpia, Bikes Since 1893. Amici sportivi appassionati del ciclismo fuori strada, un saluto da Carlo Rosa. Immagini che vi arrivano oggi da Brugherio, siamo in Lombardia, provincia di Monza Brianza, per raccontarvi oggi il 14esimo International Ciclocross Brugherio. Si respira un clima da grande evento internazionale. Per la prima volta questa competizione è stata classificata internazionale di classe 1, unico evento in Italia. Numeri importanti con 27 atleti e atlete stranieri che si confronteranno oggi con i migliori azzurri, naturalmente sempre sotto l'occhio vigile del commissario tecnico Daniele Pontoni. E alle ore 11 in punto scatta il primo start di giornata, di questa giornata internazionale di Brugherio. Partenza dedicata agli atleti junior. E gli junior sono partiti subito a velocità molto elevata. Davanti vediamo lo svizzero Sven Sommer del Kaboom Craps. La gara rappresenta la seconda prova del Master Cross, organizzazione della Lega Ciclistica di Brugherio 2 con MTB Increa Brugherio, Brugherio Sportiva e Sorgente Pradi Pozzo. Intanto una prima selezione è stata fatta davanti lo svizzero Sven Sommer, seguito da Mattia Proietti. In terza posizione Valentin Hofer della nazionale austriaca e quarto posto in questo punto per Mattia Agostinacchio della Beltrami TSA. Un tracciato spettacolare quello di Brugherio, lo stiamo vedendo proprio dalle nostre immagini, disegnato da Federico Mandelli, non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più apprezzati in campo nazionale, misura circa 3 km ed è diviso in 5 settori: The Wall, Double Snake, Muro del Nord, che stiamo vedendo proprio in queste immagini, la Jump Area e il Trees. E dopo il terribile Muro del Nord è stato inserito anche un nuovo tratto tecnico, una contropendenza in discesa che sta mettendo a dura prova le capacità tecniche degli atleti. Intanto attenzione perché in testa si è portato Mattia Agostinacchio del Beltrami TSA Tracolli, seguito dallo svizzero Sven Sommer del team Kaboom. Subito dietro ad inseguire c'è l'austriaco Valentin Hofer, poi Mattia Proietti e con il numero 10 Stefano Sacchet del gruppo sportivo Sorgente Pradi Pozzo.
Altro tratto altamente spettacolare, la jump area con le due tavole da saltare, come da regolamento, alte 40 centimetri. Attenzione, qualche problema per Mattia Proietti, che riprende subito la sua gara, l'atleta del FSA Airport Guerciotti. E intanto davanti si sono avvantaggiati Mattia Agostinacchio del Beltrami TSA e Sven Sommer del team Kaboom. E Sven Sommer in questo punto ha superato Mattia Agostinacchio e si è portato in testa. È grande, grande prova per lo svizzero Sven Sommer. Eccolo transitare davanti alla nostra postazione fissa, l'atleta del team Kaboom, pettorale numero uno per lui. E perde terreno Mattia Agostinacchio, e attenzione perché al terzo posto si porta Stefano Viezzi della SD DP66. Siamo con le nostre immagini alla jump area. Sven Sommer affronta le tavole senza nessun problema, molto veloce, mentre scelgono di scendere dalla bici Stefano Viezzi e Mattia Agostinacchio, rispettivamente in seconda e terza posizione. Lo svizzero intanto continua sempre da solo al comando, e attenzione perché si è portato in seconda posizione e ha quasi raggiunto Sven Sommer. Stefano Viezzi del team DP66, gli atleti hanno appena affrontato il muro del nord, ora il tratto in contropendenza. E attenzione perché Stefano Viezzi proprio in questo punto supera lo svizzero e si porta al comando. Grande, grande prova per l'atleta del team DP66. Stefano affronta le tavole bici spalla, e attenzione perché è di nuovo al comando lo svizzero, ma dura poco perché Stefano Viezzi con un colpo di pedale si riporta al comando di questa gara internazionale di Brugherio. Si sale ancora sul muro del nord, guardate che spettacolo queste immagini. I due crossisti di testa hanno sicuramente un buonissimo margine di vantaggio sugli inseguitori e si stanno avviando verso il finale di gara. E attenzione perché proprio nel tratto in contropendenza Stefano Viezzi guadagna terreno sullo svizzero Sven Sommer, e Stefano Viezzi si sta avviando a gran velocità verso la conclusione del giro per iniziare l'ultima tornata di questo ciclocross internazionale di Brugherio, mentre in terza posizione ad inseguire c'è Mattia Agostinacchio del Beltrami TSA, che ha appena affrontato il Double Snake, mentre Stefano Viezzi è sempre al comando e guadagna secondi preziosi sullo svizzero Sven Sommer. Eccolo l'atleta del Kaboom inseguire in seconda posizione, mentre al terzo posto c'è sempre Mattia Agostinacchio, che dopo un buon inizio di gara in testa ora perde qualche cosa sui due di testa, i due di testa che si stanno avviando ormai verso il finale di gara, dove a vincere braccia al cielo è Stefano Viezzi della SD DP66, che chiude i 5 giri previsti in 38 minuti e 47 secondi. In seconda posizione lo svizzero Sven Sommer del team Kaboom, e sta arrivando anche Mattia Agostinacchio, che si aggiudica la terza posizione. E sono partite intanto le donne Open. Al via tra le altre Eva Lechner con la compagna di squadra del Ale Cycling Team Lucia Bramati, Beatrice Fontana under 23, Anna Oberparleiter, e tra le straniere Marlene Petit-Girard, Nelia Cabetai, Nicola Bajerova. Siamo sul The Wall, il muro. E intanto davanti si è portata Sara Casasola del FSA Guerciotti, che sta guadagnando terreno sulle avversarie. Siamo
sul muro del nord e sempre Sara Casasola davanti, inseguita da tutte le migliori. Sara Casasola risale in sella e si porta ad affrontare il tratto in contropendenza, dove guadagna secondi preziosi sulle avversarie. Sara Casasola sempre al comando, pettorale numero 65 per l'atleta dell'FSA Guerciotti, ora inseguita da Alessia Bulleri del Cycling Café Racing Team e da Lucia Bramati. È partita subito forte Sara Casasola, ora affronta le tavole nella jump area. L'atleta dell'FSA Guerciotti sta imprimendo un ritmo molto molto veloce alla gara e a rispondere sono Alessia Bulleri in terza posizione, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi, che attenzione in questo punto supera le avversarie e si porta in seconda posizione. Ma grazie all'aiuto della regia andiamo subito ad intercettare la dominatrice di questa internazionale di Brugherio. Si tratta di Sara Casasola, pettorale numero 65 per l'atleta del team FSA Guerciotti. È in seconda posizione, guadagna terreno sulle avversarie Rebecca Gariboldi, inseguita ora da Lucia Bramati, mentre perde terreno Alessia Bulleri. Sara Casasola è sicuramente intenzionata a bissare il successo dell'edizione 2022 di questa internazionale di Brugherio, mentre ad inseguire con circa 40 secondi di ritardo è Rebecca Gariboldi, atleta del team Cingolani. Eccola affrontare le tavole Rebecca, poi Eva Lechner e Lucia Bramati, le due atlete del Ale Cycling Team rispettivamente in terza e quarta posizione. Intanto suona la campana dell'ultimo giro per Sara Casasola, sempre davanti a tutte, la ciclocrossista del FSA Guerciotti. È fortemente intenzionata a bissare il successo dello scorso anno. Sta affrontando il muro del nord Sara Casasola. Ultime fatiche per l'atleta del FSA Guerciotti, sempre inseguita in seconda posizione da Rebecca Gariboldi del team Cingolani. Nulla è cambiato dietro. In terza posizione c'è sempre Eva Lechner, con alle spalle la compagna di squadra Lucia Bramati, entrambe del Ale Cycling Team. In gara oggi anche molte straniere, ma la sfida è tutta azzurra oggi a Brugherio, con una sola mattatrice. Si tratta della friulana Sara Casasola, che sta confermando sicuramente l'ottima forma atletica che le ha consentito nelle scorse settimane di fare sua anche la Swiss Cup Ciclocross. Intanto seguiamo l'azione di Eva Lechner con la compagna di squadra Lucia Bramati, mentre Sara Casasola si avvicina all'epilogo di questa internazionale di Brugherio ed è braccia al cielo per l'atleta del FSA Guerciotti, che va a vincere con l'ottimo tempo di 42 minuti e 8 secondi. E attenzione, perché in seconda posizione chiude Rebecca Gariboldi del team Cingolani. E sta per chiudere anche l'Alto Atesina Eva Lechner, che si guarda alle spalle, vede anche la compagna di squadra Lucia Bramati, e Eva Lechner sale sul terzo gradino del podio. Quarto posto per Lucia Bramati del Ale Cycling Team. Ed ora la gara più attesa di giornata, la gara open maschile. Ma prima dello start la linea va alla griglia di partenza. Dicono tutti che è un percorso fantastico, però alla fine lo provi e capisci anche perché. È davvero bello, duro, tecnico. Oggi è abbastanza veloce nonostante sia scivoloso, quindi comunque ci sarà da spingere, perché i tratti in salita
fatti molto in velocità, bisogna tenere dentro buoni rapporti, rilanci, no, dai, c'è davvero di tutto e soprattutto i tratti tecnici alla lunga, e stancandosi man mano che va avanti la gara, diventeranno sempre più difficili e soprattutto sarà difficile non sbagliare, quindi dai, sicuramente è una gara interessante visto anche il livello di partecipanti. Un percorso molto tecnico, divertente, bisogna fare attenzione oggi ad alcuni tratti un po' viscidi e scivolosi. Sarà sicuramente una grande gara oggi, ci sono tantissimi campioni, tanti avversari come Joele Bertolini, Filippo Fontana e il campione svizzero Timon Rueg. Oggi spero di arrivare almeno a podio, il percorso è sicuramente molto bello e divertente e non mancano i tratti tecnici e duri, sarà una grande gara oggi. E intanto è partita anche la gara più attesa di giornata, quella dedicata alla categoria Open maschile. E si parte subito a tutta in gara anche Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, che indossa la maglia del campione italiano. Ma ci sono anche Joele Bertolini, Filippo Agostinacchio e tanti atleti stranieri, tra i quali gli svizzeri Timon Rueg, Hannes Jacker e il tedesco Sascha Weber, i francesi Thomas Bagot, Paul Billet. E per la categoria Open maschile sono 8 i giri del percorso da compiere, percorso che, ricordo, misura 3 chilometri. Un tracciato tecnico disegnato da Federico Mandelli, un percorso spettacolare che piace moltissimo agli atleti, completo con tratti veloci e altrettanti tratti tecnici. Siamo nel parco Increa di Brugherio, una ex cava con anche un lago artificiale. Intanto il gruppo di testa è al Double Snake, questa doppia curva. Davanti tutti i migliori, ora in testa ad affrontare le tavole c'è Filippo Agostinacchio, seguito da Marek Konva, poi Filippo Fontana, Samuele Leone, Tommaso Ferri e via via tutti gli altri. E tanto pubblico anche ad assistere oggi alle gare di Brugherio. Sempre Agostinacchio davanti a tutti, poi Marek Konva, lo svizzero Timon Rueg, Federico Ceolin, Filippo Fontana e Samuele Leone al settimo posto. E due campioni nazionali in gara oggi. Il campione italiano Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria e c'è anche il campione svizzero Timon Rueg del Oizmat Kloster. Questi tra l'altro sono anche i due atleti più attesi di giornata. E attenzione perché è proprio lo svizzero a portarsi ora al comando, seguito in seconda posizione da Marek Konva, mentre perde terreno Filippo Agostinacchio dopo un avvio di gara in testa. In terza posizione intanto si porta Filippo Fontana ed è sempre al comando lo svizzero Timon Rueg, seguito da Marek Konva e al terzo posto da Filippo Fontana. E siamo al muro del nord, grande fatica per gli atleti in questo punto, sempre il campione svizzero davanti e attenzione perché ad inseguire è rimasto da solo Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, che ha perso la compagnia di Marek Konva. Eccolo Marek che supera in questo punto Joele Bertolini, terzo posto quindi per Marek Konva, quarto è Joele Bertolini del team FSA Guerciotti. Il campione svizzero è sempre davanti e attenzione, gioca un jolly Filippo Fontana che ha quasi raggiunto il campione svizzero. È grande lotta oggi tra Svizzera ed Italia con Timon Rueg e Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria. Ad inseguire più staccati ci sono Marek Konva in terza posizione e Joele Bertolini, quarto posto per l'atleta del FSA Guerciotti.
che stanno per chiudere il giro e iniziare l'ultima tornata di questa gara internazionale di Brugherio, dove al comando c'è sempre il campione svizzero Timon Rueg, inseguito sempre in seconda posizione dal campione italiano Filippo Fontana, che insegue con oltre 20 secondi di ritardo. Affronta le tavole Timon Rueg e si avvia verso il finale di gara, e attenzione, accolto dal pubblico, braccia al cielo per Timon Rueg, che va a vincere l'internazionale di Brugherio e chiude gli 8 giri in 57 minuti e 26 secondi, e seconda posizione per il campione italiano Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria. E attenzione, è Joale Bertolini a salire sul terzo gradino del podio, che negli ultimi chilometri supera Marek Konva. Ora la parola ai protagonisti di giornata. Non è sicuramente facile vincere, la cosa importante è sempre mantenere la calma in gara. Mi sentivo bene oggi e ho fatto la differenza. Sono molto, molto felice. Ero partito logicamente per fare bene questa gara, ci tenevo, e niente, meglio di così non poteva andare. Ho fatto una gara regolare per quelle che erano le mie possibilità e ho provato a codarmi a Timon e al terzo quarto giro lì ho giocato le mie carte in quel giro lì per provare il tutto per tutto, ma ovviamente ne aveva di più, come si è visto poi nei giri finali, e niente, io ho fatto la mia gara e non poteva andare meglio, dai, per quella che è la mia condizione attuale va bene così. Per fare un bel finale di stagione, logicamente ci sono poi i mondiali e le coppe di dicembre e gennaio a cui vorrei partecipare. Penso che la scelta più giusta per me al momento sia questa, dato che, come ho detto, ho fatto una stagione di mountain bike davvero tanto tanto impegnativa, e quindi dai, cercherò di rifarmi nella parte finale di stagione, e a gennaio ci sono tante gare dove si può fare bene. Beh, adesso un po' di giorni fuori, con la bici fuori dai piedi, come si suol dire, per recuperare un attimo l'energia a livello di testa, e poi si riparte, dai, con la stagione 2024, che sarà una stagione molto importante anche per la mountain bike, l'anno olimpico, quindi un anno importantissimo per me, per la squadra, e bene, cercheremo di fare bene. E da Brugherio per l'internazionale ciclocross Brugherio prova del Mastercross è tutto. Vi do appuntamento alle prossime gare del circuito Mastercross. Il grande ciclocross però continua per tutta la stagione sui nostri canali, sui canali web e nel network TV di Alcamedia. I prossimi appuntamenti sono con il Challenge Triveneto Ciclocross, che seguiremo con le nostre troupe. Le prossime prove sono quelle di Zambana, in provincia di Trento, con le categorie giovanili, e la tappa di San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Il grande ciclocross è sui canali di Alcamedia con gli highlight subito dopo la gara, l'anteprima web martedì alle 21 e la programmazione TV su 15 televisioni regionali e in tutta Italia su Bike Channel. Un saluto da Carlo Rosa, il grande ciclocross torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.